Ok, scendi, scendi, scendi. E ora? Cioè, che abbiamo il Wraith davanti? Loro già stanno qua? Beh, Dare a me. questo è tesoro. Penso che di qua non dobbiamo andare, infatti dobbiamo andare di qua. Yuppie! Raga, c'è una zanzara che mi sta cagando il cazzo. Vieni, Sam. Non arriveremo lassù, a meno che tu non abbia un tappeto elastico. L'ho lasciato in giardino. Peccato. Tu hai davvero un tappeto elastico? Magari. Non mi dire. Se faccio così. Ah, ecco. Ok. Non me ne sono accorto che c'era questo passaggio, però vabbè. Aspetta. Cassa in arrivo. Molte grazie, buon uomo. Prego. Tipo. Perfetto. E qua? Bene, ci stiamo avvicinando alla cattedrale. Buon quel che resta. Qua? Non penso dobbiamo andare di qua, giusto? Devo Di qua? ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Già, è vero. Ci avranno messo anni a costruirla. Il ponte è andato. Devo trovare un'altra via. Guarda un po'. Lì. Che Ok, tocca qua? proviamo. Ok. Fortuna quella cassa pesa più di te. E meno male. Ok. Andata. Qual è il piano? Ci sto lavorando. E? Possiamo agganciare le corde a questa. Ottima idea. Oh cazzo. Ma devo sincerare di qua. Voglio se cade giù. Ah, ecco. La devo mettere qui. Ok, tocca fare così. Oddio, oddio. Che servono i ponti? Non saprei, a me non dispiacerebbe un ponte. Esatto, manca a Beh, me. qui non si passa. Come proseguiamo? Allora, voglio nel frattempo che parlate, io Qua. già trovo le vie per continuare. Se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Guarda lì. Porca Oh! vacca. Questa deve essere un'altra prova, ma è franato tutto in mare. Che cos'è? Immagino che ora la prova sia. Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Thomas Howard, capitano della Downton. E mettete in pausa e leggete. Torre non ha tempo per questa cazzo. Ah, non è torre. È Nate. Dove tocca andare? Di qua? Quando scommettete questa trave si spacca? Ah no? Quel rassicurante dondolo di legno My mi bad, my ricorda bad. questo. Ok, proviamo. My bad, my Ora va bad. una spacca. Ehi! Oh cazzo. Nathan, non ce la farai. Si abbassa troppo in fretta. Faccio da contrapeso, vai. Ok, perfetto. Cosa è successo qua? Ah. Contrapeso, perfetto. Grazie Sam, sei un grande. Ce l'ho fatta! Perfetto! Ma quindi a me non pensi? Giusto, do un'occhiata in giro. Ok, perfetto, io ti aspetto qui.
Da un po' quel marchingegno. Sai, comincio a pensare. Tutto bene? Sì, dammi. Non ce la fai, Sam, non ce la fai. Sam, non ce la fai. Sam, non ce la fai. Un contrappeso per la nostra altalena. Fantastico. Non me la posso spostare. Ok. Sicuro che funzionerà. Lo spero. Più di me. Ho i miei dubbi. Già, già. Da adesso salta. Ci siamo. Ehi, bel volo. Oh, merda. Ti pareva. Vabbè, vai. Grazie. Perfetto. Un'altra prova superata. Ora preferirei un'altra trappola mortale. No, io no. Spero di essere quasi arrivato. Ok, forse hanno un attimo esagerato con le statue. Eh sì, infatti. Perché mai creare decorazioni del genere? O complicatissime prove. Ma moriamo, sicuro. Oh, mi abituerò mai. Un'altra croce. Almeno questa ha sopra qualche gioiello. Ehi, ehi, non toccarla. Eh? Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già. O il suo opposto. Bene. Allora... Per me sono le monete. Monete. Sei sicuro? Abbastanza. Mi basta abbastanza. Ok, allora solo una. Ah, vedi, ovvio. Fa che non sia una trappola. Mazza. Wow. Riconosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay. Sì, lo è. Figlio di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery, sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro, eh? Intendo Kings Bay, perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan. Agli uomini retti... il paradiso eterno. Lui... stava reclutando. Chi reclutava? Avery! Reclutava persone. Reclutava per cosa? Merda. Signori, state facendo troppo, baccano. Posate le armi, lentamente. Con te un conto in sospeso. Defenestrarmi non ti è bastato. Rafe. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a spararmi. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... dove a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... solo due persone sanno spiegarti come usarla. Fammi indovinare. Voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non è un crocifisso. Cosa? Tecnicamente un crocifisso ritrae la... croce che... sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo!
porca troia. Che merda. Che merda. Che tocca risalire. Ok. Vai, vai, via, vai, via. Via, via. È la mia occasione. Vai, vai, vai. Ti è piaciuto? Resta. Merda. Via, via. Spara, spara lì. Oh, cazzo. Qual è il piano? Ci sta lavorando. Si deve salire. Ok, ci sono. Che sarà in parte? No, no, no. Ehi, no. No. Uffa. Andiamo via. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Ok, non è morto. Ok. Via, 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 via. Non è morto. Che si è messo ancora a sparare? Certa gente di qua. Dannazione, Nate. Si sentono i botti fin qui. Che cazzo sta succedendo? Niente, Sally, niente. Storia. In sintesi, tiraci fuori da qui. Sì, lo qua. Aspettavo. Tenete duro, arrivo il prima possibile. Oh, la luce. Qui c'è tanta gente, credo. Oh cazzo. C'è il dinamite lì. Merda. Morto quello sulla torretta? Poche munizioni, raga. Via, via. No. Uffa. Oh, cazzo. Qua moriamo. Qua muoio. Oh cazzo. Dai, a te la testa.
cazzo. Via da retta, via da retta, via da retta. Cazzo! Via da qua, via da qua. Mamma mia, voglio, mamma mia. Scherzano proprio nello strumento. Yuhuu. Che munizioni. Io faccio sì. Sancesario. Oh cazzo. Sancesario. Sancesario. Sulle impalcature. Sulle impalcature, sulle impalcature. Oh merda. Per amore. Ragazzo, non c'è spazio per atterrare qua su. Ce la fate scendere in acqua? Sì, tu a terra. Ci proviamo. L'altro arriviamo. Corri. Non fermarti. Finire così con te? No. Via, via, via. Quasi. Sì, sì. Sì, assolutamente. Mm-hmm. Mettili in campo. Diceva che il tempo è splendido in questo periodo dell'anno. Io non vedo niente. Continua a scendere finché non arriviamo in acqua. Sam, quando... Quindi lascia riperdere, proseguiamo. Via. Oh, cazzo. No. Riproviamoci. Sam, qua giù. Fate entrambi? Chiedi qua. Dovremmo vedercela con loro. Bastardo infame. Ragazzi, sparano sull'aereo. Pure. Finisco. Andiamoci da qui, andiamocene. E ora? Di qua. Di qua, corri, corri. Ok,
Oh cazzo. Vai, sta lì. Via. Tieni. Ci è mancato poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. Oh, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... Sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di Santisma... E come ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì. Beh, pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Al confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. Lo conosco, un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh, la sala della mappa è completamente crollata, perciò... Che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute. Cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci.